Buonasera e benvenuti a Metropolis. Il tema della puntata di stasera: alcol e altre dipendenze, stili di vita su cui merita un po' riflettere. Un tema forte, un tema che abbiamo voluto perché di questi tempi capita un po' a tutti di avere voglia a volte di fuggire, magari in qualche isola sperduta del Pacifico, mangiando pesce e prendendo il sole. C'è chi però fugge in altro modo, appunto in dipendenze che poi rovinano la vita loro e purtroppo anche dei propri familiari. Ne parliamo con due esperti che ringrazio di essere qui, il professor Valentino Patussi, grazie Buongiorno. professore, che è presidente e dirige il Centro Alcologico Regionale della Toscana, e poi Pierfranco Severi, presidente dell'Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali della Toscana. Ringraziamo in particolare perché sappiamo benissimo che sono tematiche delicate, si entra nella sfera privata, una sfera toccata da esperienze difficili. La vostra associazione, come dire, dà una mano proprio in questo, a condividere un percorso per uscirne fuori. Sì, certamente la nostra è un'associazione che si occupa del livello familiare, di un aiuto a livello familiare e quindi chiaramente si orienta a cercare con delle riunioni settimanali di essere non un aiuto, definiamolo medico, ma bensì di sostegno al recupero della famiglia e all'autostima. E al modo di porsi di nuovo in gioco, Certo, in una certa in misura è una così. certa misura, Professor sì. Patussi, voi invece portate la scienza in campo, portate un rapporto che punta, che penso parta anche quello da un rapporto, diciamo, interpersonale, ma poi c'è un metodo. Sì, c'è un metodo. Il Centro Alcologico Regionale della Toscana ha la funzione di promuovere iniziative, di portare avanti protocolli e linee guida a livello regionale per promuovere al massimo quello che è la conoscenza, la sensibilizzazione e l'informazione sui problemi e le patologie alcol correlate. Perché molte volte, poi ne parleremo, l'attenzione è molto legata sulla dipendenza, ma la dipendenza è solo un fenomeno minoritario del problema, tant'è vero che l'alcol e i problemi correlati all'alcol hanno un impatto sociale notevole, che è legato al consumo delle bevande alcoliche, quindi il discorso, non so, della guida, sicurezza in ambienti di lavoro, eccetera. Quindi il Centro Alcologico Regionale ha la funzione, per conto della Regione, un rapporto diretto anche con l'assessorato alle politiche sanitarie, socio-sanitarie di questa Regione, di promuovere conoscenza, determinare e portare avanti programmi di formazione. Ultimamente abbiamo finito una campagna di formazione con i medici del lavoro, i medici competenti, ora stiamo lavorando anche con gli igienisti dentali, insomma, ha una funzione quindi di formazione, di monitoraggio del fenomeno a livello regionale, in collaborazione a livello anche nazionale, siamo anche un centro di collaborazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità e con il Centro dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi, come dire, ha questa e tra cui anche promuovere aspetti di ricerca nel settore in modo da migliorare quelle che sono le politiche che la Certo, Regione poi esprime con le sue delibere regionali, con le sue leggi, è eccetera. chiaro, numericamente, perché noi giornalisti siamo sempre abituati a dare i numeri in tutti i sensi a volte, ma numericamente questo tema, quanta popolazione della Toscana riguarda? Ma il problema in termini di numeri, ad esempio, vi posso dire che in tutta la Toscana lo scorso anno ci sono stati 5.000 accessi al pronto soccorso, di cui questi 5.000 solo 500 sono andati poi in ricovero, che vuol dire che 4.500 sono, diciamo, Ritornati. ritornati a casa e quindi vanno aggiunti a quelli che sono i ricoveri che normalmente la Regione Toscana ha sulle patologie alcol correlate. Ed è un impatto notevole. Notevole, certo. Andiamo a vedere adesso un servizio, è un racconto familiare, una storia di una famiglia in cui entra il problema dell'alcol in modo forte, in modo anche drammatico. Lo ha raccolto Micaela Barillari. Cominciato a pensare che probabilmente il fattore bere fosse un fattore importante. Da parte mia c'era la consapevolezza che beveva troppo, da parte sua il rifiuto e la negazione che
fino a che poi ti rendi conto che non c'era momento in cui questa cosa non avvenisse. C'è tutta una trafila di totale distruzione di quello che può essere un rapporto. Ovviamente poi nel frattempo ci è andato di mezzo il lavoro, i rapporti sociali, di amicizia completamente poi interrotti. Non solo non c'è la sanzione, ma c'è un'incitazione, un incitamento al bere, no? Bevi, dai, brindiamo, usciamo per l'aperitivo, usciamo per la cena ed è normale, il dopo cena, quindi di nuovo per noi il bere è come dire una presenza costante in qualsiasi momento sociale. Non è una vita, nel senso che nei confronti, io lavoravo, adesso sono in pensione, e chiaramente questo era un argomento tabù, cioè io mai né coi colleghi, nemmeno con delle colleghe con cui avevo un rapporto, avevo mai parlato di questo problema, perché cioè ti vergogni, quindi ti rinchiudi. Quindi i tuoi rapporti con le persone estranee o comunque persone con cui convivi appunto in ambienti di lavoro eccetera diventano falsi, no? Perché tu nascondi un qualche cosa che invece hai all'interno della tua vita, della tua... Con i familiari la stessa cosa, c'è tutto un processo per cui dici ma allora forse sono io che sto esagerando, sono io che sto vedendo le cose, magari i problemi all'interno della coppia sono altri, per cui c'è tutto un come dire, una perdita di certezze con te stesso, senza considerare poi tutti i meccanismi per cui se mi vuoi bene perché bevi, allora vuol dire che non mi vuoi bene, e poi questa totale incapacità di poter affrontare, quindi un senso di impotenza e di inadeguatezza rispetto a una situazione. Vedi la persona che sta con te, a cui tu vuoi bene, che non riesce, no, a uscire, te che non ce la fai ad aiutarlo. Poi casualmente tramite un'amica ho trovato questa possibilità, io non sapevo assolutamente che cosa fosse, bastava che fosse un posto dove poter andare e trovare delle soluzioni. E da lì è nato il modo per uscirne. Franco all'inizio non veniva, io ho insistito perché il problema c'era, era grave, io volevo trovare delle soluzioni o quantomeno riuscire a staccarmi da lui, se non riuscire a levarlo dal problema. E poi ci ho voluto un po' di tempo, è venuto anche lui, e nel momento in cui ha ammesso, probabilmente prima con se stesso e con gli altri, che il problema c'era, diciamo che a quel punto è stato quasi facile. Il problema casomai è affrontare un modo di vita diverso per escludere l'alcol. Ovviamente anche lì ci sono poi dei problemi, no? Perché magari le persone che ti stanno accanto non capiscono quanto sia importante per chi ha il problema non toccare più alcol. Smettere di bere è chiaramente la prima cosa. Però poi c'è un modo di riapprocciare la vita che è completamente diversa, perché l'alcol, come dire, si infila un po' in tutto quello che te fai, e quindi nel momento in cui manca c'è da un po' da ricostruire, da riconsolidare tutta una serie di cose. Quello che credo sia importante, ecco, quello che secondo me l'alcol determina è proprio questa alterità rispetto alla tua personalità, perché prima di fare dei danni a livello di salute, di organi eccetera, cosa che sicuramente fa, veramente mina quello che è la tua personalità, il tuo modo di essere, quindi di rapportarti agli altri. Ecco, questo è credo la cosa più difficile poi da ricostruire, no? E recuperare, anche perché ti scopri una persona diversa. Eccoci qua, abbiamo visto questa storia raccolta da Michela Barillari. Per Franco Severi è una storia tipo, diciamo, che accade abbastanza spesso, così. Accade abbastanza spesso.
accade abbastanza spesso, io sono il franco della situazione, della situazione, quindi chiaramente franco della situazione in tutte e due le cose, perché sono il franco della Claudia, che, ma sono anche uno dei tanti franco che si può trovare tranquillamente in questa situazione. Certo. Meno male che ci sono dei grandi uomini, delle grandi donne che vogliono molto bene al compagno o alla compagna che ha il problema e che insieme iniziano questo percorso. È un percorso che l'associazione promuove proprio con la famiglia, perché è con la famiglia, il problema non ce l'ha l'alcolista, il problema ce l'ha tutta la famiglia e quindi chiaramente viene affrontato da tutti insieme. Da tutti insieme, è così. Compresi anche i figli, che non è assolutamente vero che non sanno nulla. Io non ho figli, ma ho le esperienze dei figli che vengono al club e che indubbiamente hanno sofferto forse più degli adulti, perché nessuno poi sta a vedere quali sono veramente i malanni che l'alcol ha prodotto in loro. Grazie della testimonianza, ci fermiamo un attimo per una breve pausa di pubblicità.